Ci troviamo in via Pietro Leone, con noi diversi commercianti della zona. Da oggi anche i commercianti di Caltanissetta e la protesta parte da qua, proprio da via Pietro Leone, aderiscono all'operazione Forza d'Urto. Sì, è giusto che noi non restiamo in disparte e continuiamo a parlarne sempre solo tra noi, al bar o a casa, fra amici, ma visto che c'è qualcuno che ha cominciato questa protesta e non ci sono colori politici o sindacati e se siamo tutti gente comune, il popolo, chi ha attività, chi trasporti, chi ha l'agricoltura, è giusto essere solidali e cercare di chiedere quello che è giusto. Ognuno di noi si deve mettere, si deve passare la mano sulla coscienza e da italiano, da siciliano, deve fare quello che è giusto. Nel piccolo o nel grande. In che modo aderite alla manifestazione? Ma io personalmente ho portato dei mezzi, un mezzo lì al presidio sulla 640 e sono stato lì presente e da oggi abbiamo deciso con mia madre, con i miei vicini, i miei amici di chiudere l'attività, perché non è giusto che solo 4, 5, 10, 50 persone su una popolazione intera stanno lì al freddo, non stanno lavorando, le loro famiglie sono ferme, è giusto contribuire tutto, ripeto, ognuno col nostro piccolo. E abbiamo sentito di altre città che hanno già aderito in maniera più efficace e io nel nostro piccolo vorremmo dare il contributo e sperare che sia lo stimolo per altri amici miei, altri concittadini che poter aiutare questa protesta e poter far sentire la nostra voce senza cose eclatanti ma con la semplicità. Signora, quindi resterete chiusi? Sì. Vorrei che fosse un urto veramente, ma un urto che rimpompi un po' in tutti gli animi e che finalmente esce fuori tutta la nostra rabbia, perché come dice mio figlio non possiamo parlarne tra noi, ma che quest'urto arrivi dove deve arrivare. Anche perché e che ci fanno arrivare, perché l'urto c'è la rabbia, ma non c'è l'urto che bussi alla porta di dove deve bussare. Io vorrei che arrivasse allo Stato e che lo Stato finalmente prenda coscienza che il popolo italiano non è tutto pecorone. Basta, ho finito. Un'altra cosa volevo aggiungere, il fatto è che non ci stanno togliendo solo i soldi, ci hanno tolto anche la dignità umana, ci stanno togliendo la dignità familiare. Anche perché, come hanno detto finora gli agricoltori, gli autotrasportatori, è un problema che riguarda tutte le attività. Io come commerciante sinceramente mi sento anche vicina a queste persone, anche perché mio marito sta collaborando in prima persona, è da 3 giorni quindi che è lì la notte, il giorno, e quindi sinceramente ci sentiamo vicini. Anche come moglie, perché è giusto che comunque il marito, sì, è vero, sta facendo tanto, però noi mogli siamo comunque a casa lì con i bambini e sinceramente mi sento di dover sostenere anche tutto questo. Sinceramente vorrei che veramente questo arrivi a tutti, sia le donne che veramente che stiamo anche a casa oppure che siamo nel posto del lavoro, di unirci insieme a loro e iniziare veramente a fare qualcosa insieme. Mi scusi, volevo dire una cosa molto importante: non c'è un giorno che non viene una persona, due, tre a cercare lavoro. E persone laureate, persone diplomate, persone disoccupate, professionisti. Non c'è lavoro. Io nel mio piccolo sono mortificata a dire che non ho un posto di lavoro e non so se posso garantire il posto di lavoro alle mie persone, cioè ai miei dipendenti, alla mia famiglia, perché ci hanno portato in un vicolo cieco dove veramente abbiamo perso tutto e io sono mortificata anche per le persone che non riescono, manca davvero un pezzo di pane. Io vorrei avere una telecamera per far vedere quante persone vengono a cercare lavoro. Io vorrei anche comunque arrivare, nel senso spero che veramente questa protesta in questi giorni possa veramente ricavare qualcosa, perché veramente se non si ricava niente a questa comunque manifestazione, comunque anche questo grido di disperazione comunque da parte di chi veramente ha bisogno adesso di essere sentito, perché alla fine ci porta solamente a una situazione dove ci siamo gravati noi stessi, quindi spero che veramente ci sia una svolta in maniera migliore, dove possiamo dire veramente abbiamo fatto qualcosa, però abbiamo ottenuto, e questo per me sia la cosa che ci spero tantissimo, e veramente dove si può veramente arrivare. Quindi in questo momento le attività chiuse in via Pietro Leone in segno di protesta sono 5, si spera che il messaggio arrivi a tutti i commercianti della città di Caltanissetta.